Benvenuti e ben ritrovati pinguini. Visto che siamo quasi a Natale, le scuole stanno per chiudere o penso già siano chiuse, non lo so, perché non riprendere con l'ultima parte delle domande che mi hanno posto degli studenti? Per chi si sono persi gli altri due video, piccolo riassunto. Degli studenti di una scuola superiore italiana mi hanno posto delle domande, erano tante domande, 150 domande, e le ho divise in tre video. Oggi faccio la terza e ultima parte. Non risponderò a tutte le vostre domande di questa parte per il semplice motivo che alcune erano ripetute, quindi avete in qualche modo trovato la vostra risposta nei video precedenti. Quindi io ho selezionato quelle che ritenevo che erano uniche, che sono comunque un bel po', non sono poche domande, e quindi iniziamo. Ma prima di iniziare, come al solito, vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare la campanellina, se volete offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi, siete benvenuti, trovate il link in descrizione, e quindi iniziamo con la prima domanda. Dunque, Alessandro della terza D mi dice: che cosa significa indicizzare gli elementi in Python? Se tu hai una lista in Python, indicizzare significa prendere un elemento in una determinata posizione, sia per leggerlo e sia per scriverlo. E lo stesso termine, indicizzare, lo si può utilizzare per qualunque altro linguaggio di programmazione che usa gli array, tipo C, Java, quello che vuoi tu. Cioè prendere l'elemento in una determinata posizione, o per scriverci o per leggerlo. Pasquale della terza D dice: facendo riferimento al video di Dreambird, questo video è stato gettonatissimo, secondo te sarebbe possibile creare un linguaggio di programmazione che usi i punti esclamativi invece che il punto e virgola per concludere una stringa? Sì, perché no? Cioè il punto esclamativo o il punto e virgola sono caratteri come altri, quindi non vedo dove sia il problema. Alcuni linguaggi di programmazione neanche hanno un terminatore di riga. È il termine giusto, terminatore di riga, no, per concludere una stringa. Vabbè, non vedo dove sia il problema. Salvatore C della quinta E mi dice: che scheda video consiglieresti in rapporto qualità-prezzo? Non lo so, perché io sono diversi anni che non compro più schede video di fascia media o fascia bassa, quindi non saprei indicarti. In questo computer io ho comprato, un po' prima della pandemia, una scheda video di fascia alta, però di seconda mano, e credo che all'epoca mi costò 600 sterline o giù di lì. Certo, adesso è obsoleta perché sono passati più di 3 anni, però all'epoca andava bene. Quindi facendo un rapporto qualità-prezzo io non saprei consigliarti, perché io, se non hanno minimo 12 giga di RAM, non le compro. E non ci ho mai giocato, e questa è la cosa strana. Dunque, passiamo alla prossima domanda di Roberto M della terza D. Visto che ha fatto anche un video sull'Amiga, come mai non ne ha mai fatto uno parlando del Commodore e del suo linguaggio di programmazione, il BASIC? Punto 1, non ho fatto un video su Amiga, ma sul sistema operativo, quindi non proprio sul computer. Ma tornando alla tua domanda, perché non ho mai fatto un video sul Commodore? La domanda che ti pongo io a te è: chi te l'ha detto che io non lo abbia fatto? Cioè, in effetti non c'è un video che racconto questa storia sul mio canale, ma le riprese per quel video già ci sono. E quando farò quel video? Me lo sto conservando per il prossimo speciale a 4.096 iscritti. Quindi dovete aspettare un po'. Oppure fate conoscere questo canale, così il numero si alza. Facciamo quello speciale. Vi do un piccolo scorcio di qualche secondo per dirvi che le riprese ci sono. Adesso basta, basta con gli spoiler e passiamo alla domanda di Salvatore A della quinta F. I tuoi video sono scorrevoli ed editati bene. Dietro a questo c'è anche molta pratica di editing e riesci ad essere spontaneo davanti alla telecamera. C'è stato anche uno studio dietro questo? Beh, per usare Adobe Premiere, sì, ovviamente. Per parlare davanti alla telecamera, diciamo, lì c'è l'esperienza, perché comunque parlare in pubblico l'ho fatto molte, molte volte. Cioè, l'ultima volta l'ho fatto ieri, quindi non è quello il problema, lì ci vuole tanta pratica. Ovviamente io sbaglio diverse volte, quella poi viene l'esperienza, quindi ci vuole un po' di pratica. Alcuni viene più naturale, ad altri invece ci vuole un po' più di tempo, però se può fare. Passiamo alla prossima domanda di Riccardo P della terza D, in cui dice: qual è la differenza tra Java e JavaScript? È la stessa differenza che c'è fra il giorno e la notte, identica, non hanno nulla a che fare tra di loro. JavaScript è un linguaggio che è conforme alle specifiche dello standard di ECMAScript,
Java, no, non c'entra niente, cioè sono due cose diverse. Posso capire che il nome possa trarre in inganno. Dunque, Francesco R della quinta E dice: che componente per raffreddamento liquido consigli? Allora, io in questo video vi ho fatto vedere quello che mondo nel mio computer. E credo che sia passato già un anno, funziona benissimo. Quindi, vatti a recuperare quel video e vedi cosa ho utilizzato. Vincenzo C della terza D mi dice: secondo te, qual è la connessione wireless migliore, l'Hi-Fi o il Wi-Fi? Dunque, da quello che ho capito, il Hi-Fi è stato inventato, comunque concepito, per essere utilizzato in tutti quei casi in cui il Wi-Fi non si può utilizzare o comunque non conviene utilizzarlo, tipo in un aereo. Detto ciò, il Wi-Fi, quando può essere utilizzato ovviamente. Andiamo alla domanda di Giuseppe M della quinta E. Quale sito può aiutarmi nel capire meglio un linguaggio informatico? Io consiglio sempre questo qua, W3 Schools. Lascio il link in descrizione. È utilissimo, se, almeno secondo me. Non contiene tutti i linguaggi di programmazione, ma ne ha tantissimi. Quindi consiglio di darci un'occhiata. Passiamo alla domanda di Gaetano L della quinta D. Per te Linux potrebbe essere il sistema operativo più usato grazie alla sua libertà di modifiche che dà l'utente? Beh, Linux è già il sistema operativo più utilizzato. Capisco che anche io quando ero più ragazzino facevo lo stesso errore, cioè mi soffermavo a quello che erano il personal computer, cioè quello che abbiamo a casa. Ma nel mondo ci sono tantissimi server che reggono tutta internet e la maggior parte di loro eseguono sistemi operativi basati su kernel Linux. Senza contare tutti i dispositivi Android o comunque con un sistema operativo basato sul kernel Linux, per non parlare di tutti quei dispositivi embedded che usano Linux al loro interno, tipo router, sì, molti router hanno Linux al loro interno, anche lo spada croccantine che avevo comprato per il mio cane Kilu aveva Linux al suo interno. Ovviamente io non ho fatto una stima di tutti i dispositivi embedded che possono esistere al mondo, non ho fatto una stima di tutti i server che possono esistere al mondo, ma come avevo detto in questo video, dove parlo dei supercomputer, la quasi totalità dei supercomputer moderni usa Linux. E se avete visto là, avete visto che un supercomputer ha migliaia di nodi, cioè questo lo rende di sicuro il sistema operativo più utilizzato. Se poi mi dite qual è il sistema operativo più utilizzato nel ramo consumer, già stiamo, diciamo, stringendo la fetta di mercato. Quindi, rispondendo alla tua domanda, già Linux lo è il più utilizzato. Passiamo alla domanda successiva di Giovanni R della quinta F. Qual è secondo te il miglior sistema operativo al momento? Allora, la domanda è vaga. Per quale applicazione? Server? Linux. Intrattenimento, Mac o Windows, fare giochi, programmare, cioè esattamente cosa ti serve sapere, per quale applicazione. Passiamo adesso alla domanda di Giovanni V della quinta E. Migliore configurazione per un PC da programmazione? Anche qua una domanda vaga, programmare cosa? Vuoi programmare giochi, computer gaming? Vuoi programmare applicazioni web? Un coso di questo come un Raspberry Pi può andare bene. Vuoi programmare roba inerente all'intelligenza artificiale? Anche là, un computer gaming. Più specifico, un computer per far cosa, per programmare cosa. Adesso passiamo alla domanda di Giuseppe L della quinta E. Crede che la IA, intelligenza artificiale ovviamente, potrà mai raggiungere la singolarità? Chi lo sa, non ho la sfera di cristallo. Vincenzo T della quinta E. Quali sono i linguaggi che per te sono in discesa? Domanda controversa. Io penso, ma più che altro spero, che sia Java. Adesso passiamo alla domanda di Raffaele A della terza F. La differenza tra C e C++ e pensiero personale su entrambi. Allora, della differenza fra C e C++ ne avevo già parlato nel video in cui spiegavo appunto C++ in un'ora. Questo qua. Ora, tu mi chiedi il mio parere personale. C++ si è evoluto in una maniera in cui ci sono troppi simboli, troppi... Io ogni volta che vedo un codice in C++ a prima vista non vedo codici fiscali, non vedo nulla di intellegibile. Poi mi devo focalizzare e capire un po' cosa sta succedendo per, diciamo, capirci qualcosa. La complessità di C++ è cresciuta, che come dirò più avanti è una cosa positiva,
ma ne è inficiata la leggibilità del codice. Per questo, per me no. Benissimo, andiamo adesso alla domanda di Raffaele C della quinta E. Consigli per appassionarti sempre di più alla materia. Non capisco perché in questa terza parte ci sono tantissime domande vaghe. Quale materia? Cioè, l'informatica è fatta da tantissime branche, discipline, sottotemi, chiamatele come volete. Per esempio, ci abbiamo cybersicurezza, intelligenza artificiale, programmazione, software engineering, sysadmin, reti, web application, front-end developer, back-end developer, full-stack developer. Quale? Quale di queste materie ti vuoi focalizzare? Quindi la prima cosa che secondo me dovresti fare è, diciamo, trovare una tua vocazione, trovare quello che ti piace, perché la materia è vasta, è un po' come dire qual è il modo migliore per tenersi informati sulla medicina. Quale? Dermatologia, cardiologia, oncologia, tutte quelle che finiscono con GIA, insomma. Ma una volta che tu hai definito quello che a te veramente piace, come appassionarti poi lo trovi, è tutta in discesa, più o meno. Andiamo alla domanda di Gervasio della quinta F. Faresti video dove spiegheresti la sintassi dei vari linguaggi di programmazione? Ne ho fatti 8 di un'ora ciascuno. Lì spiego anche le differenze di sintassi, ovviamente non nel minimo dettaglio, di 8 linguaggi di programmazione. Passando alla domanda di Giovanni D della quinta E, quando hai capito che dovevi fare questo lavoro? Al mio ultimo anno di laurea triennale. Passiamo adesso alla domanda di Ciro della quinta F. Quale app usi per editare i video? Credevo già di aver risposto a questa domanda in un video precedente, ma forse mi sbaglio. Ma come avevo già detto poco fa, Adobe Premiere. Adesso passiamo alla domanda di Fabio della quinta F. Secondo te, Formo, il programma per il calcolo scientifico utilizzato in fisica delle particelle, sarebbe forse possibile perfezionarlo e farlo conoscere meglio all'università in modo da dargli un'altra speranza? Ma ovviamente, ma la domanda è, chi lo fa? E una volta che si definisce chi lo fa, con quali fondi? Le università sono delle forme di business un po' come qualunque azienda. Se ci sono i fondi, certo, cioè assolutamente si può fare, ma bisogna ovviamente trovare i fondi. Adesso passiamo alla domanda di Aniello della terza F. Che espansioni consigli per Visual Studio Code? Dunque, io non uso Visual Studio Code in maniera estensiva, però ho trovato questa estensione che a me piaceva tanto, soprattutto quando ho fatto quei video di 7 linguaggi in 7 giorni, che poi alla fine erano 8 linguaggi. Vabbè, utilizzai questa estensione chiamata Code Runner, che praticamente automaticamente capisce che linguaggio di programmazione stai utilizzando, molto credo che usi l'estensione del file, e una volta individuato quale linguaggio di programmazione stai utilizzando, utilizza il compilatore adatto. Ovviamente devi avere già il compilatore installato o l'interprete installato del linguaggio di programmazione. Lui semplicemente ti fornisce una scorciatoia per premere play. Forse, se non ricordo male, ti permette anche di fare debugging, ma non mi ricordo. Adesso passiamo alla domanda di Francesco C della terza D. Quali sono i consigli che daresti per migliorare le proprie capacità nella risoluzione e individuazione dei problemi per quanto riguarda la creazione e correzione di vari algoritmi? Allora, è una domanda molto bella, ma diciamo ci vorrebbe almeno un paio di video a parte, però ricopri di questo, che almeno in parte risponde alla tua domanda. Adesso passiamo alla domanda di Andrea A della quinta D. Quali sono alcune tecniche più comuni utilizzate per proteggere un sistema informatico dalle minacce esterne? Ovviamente, come già dicevo, io non sono un esperto, cioè, di cybersicurezza, però diciamo, questi sono i consigli, diciamo, base. Avere software aggiornato, me ne sono scritti ovviamente, uso di password diverse per ogni, diciamo, sistema accesso che si usa, non cliccare su link strani che ti arrivano per email. Passiamo adesso alla domanda di Andrea L della terza D. Carissimo Valerio, volevo chiedere se secondo lei tra qualche anno le GPU arriveranno a dei livelli stratosferici, prima o poi si fermeranno. Nvidia attualmente secondo lei ha degli opponenti validi? La domanda non so bene come riuscire a inquadrare dal punto di vista formale, cioè che vuol dire livelli stratosferici. Qualcuno ti potrebbe dire che oggigiorno le schede video hanno livelli stratosferici rispetto a 10 anni fa, quindi magari io ho fatto queste domande del tipo tra qualche anno le GPU saranno 2, 3, 4, 5 volte più veloci, e là uno poteva, diciamo, fare una
Stima. Però non saprei come rispondere a questa parte della domanda. Dunque, per quanto riguarda il competitor di Nvidia, sicuramente AMD è un competitor valido, secondo me, per quanto riguarda l'aspetto gaming. Per quanto riguarda l'aspetto GPU, la vedo difficile. Christian D. Più che domanda specifica, mi piacerebbe che facesse un video più lungo e dettagliato su Python, perché il video di imparo a programmare in Python in un'ora l'ho trovato esaustivo, ma non del tutto. Come in particolare stringhe, dato che si è soffermato solamente alle fstring. E cosa altro avrei dovuto dire sulle stringhe? Sì, è vero, sulle stringhe si possono dire tantissime cose, tipo da, che ne so, come trovare una sottostringa o utilizzare le espressioni regolari. Ti consiglio di lasciarmi nei commenti un aspetto specifico di Python o delle stringhe di Python, quello che vuoi tu, e io mi organizzo per farci un approfondimento. Perché se tu mi dici parla delle stringhe di Python, io ti dico le stringhe sono una sequenza di caratteri. Fine. Bisogna vedere esattamente cosa vuoi vedere. E magari, chissà, un bellissimo video magari ci esce. Adesso parliamo della domanda di Vitali della terza F. Spiega cosa significa self in Python. Dunque, self, quando si fa una classe in Python, permette di accedere alle proprietà e ai metodi dell'oggetto corrente. A differenza di altri linguaggi di programmazione che hanno this, self è un parametro esplicito, è il primo parametro di ogni metodo. Invece, tipo in C++ o Java o in altri linguaggi simili, diciamo, è tutto implicito e si usa la parola chiave this. Invece su Python non è una parola chiave, è semplicemente il nome del primo parametro passato a ogni metodo. Infatti lo puoi chiamare come ti pare. Io ho detto in questo video che lo chiamiamo sempre this. Quindi, in altre parole, funge alla stessa maniera di this nell'ambito della programmazione orientata agli oggetti in altri linguaggi di programmazione e permette di utilizzare proprietà e metodi dell'oggetto coerente. Adesso passiamo alla domanda di Alfredo della terza F. Vorrei sapere in modo più professionale cosa sono le patch di un qualsiasi programma o altro. Dunque, una patch modifica un programma e molto spesso questo lo si fa per risolvere alcuni bug. Quindi quello che si fa è, anziché darti tutto il programma per intero compilato, ti danno semplicemente un programmetto che va a cambiare, diciamo, poche cose. Fare una patch per un programma lo si può fare in due modi: o patch il codice sorgente o patch il codice binario. Infatti, per quanto riguarda il codice sorgente del kernel di Linux, molto spesso si trovano in giro degli utenti che hanno fatto delle piccole modifiche al codice sorgente e vi dicono: guarda, qui c'è questa patch che modifica quel file del codice sorgente del kernel Linux. Però, diciamo, per tutti quei progetti proprietari questa cosa non si può fare, perché loro non vogliono darti il loro codice sorgente e quindi cambiano il binario, quindi, per farla breve, il file.exe del loro prodotto. Ma non ti danno tutto il prodotto per intero. Benissimo, adesso passiamo alla domanda di Nikita della terza F. Dunque, Nikita dice: cosa rappresenta il termine debugging nel contesto della programmazione e come affronti la soluzione del bug nel tuo codice? Dunque, il debugging significa: voglio andare a trovare un problema nel mio codice perché non ottengo il risultato sperato, perché scoppia tutto. Quindi il mio approccio è, diciamo, nella maggior parte delle volte, intanto creo delle print o, insomma, stampo a schermo quello che sta succedendo, magari una cosa semplice, che un dettaglio che mi è sfuggito, ma se questo non dovesse funzionare io uso i classici breakpoint, cioè semplicemente metto dei punti in cui quando il programma arriva a quel punto si ferma e io posso andare a vedere lo stato del programma in quel momento per capire se c'è qualche variabile, qualcosa che non sta funzionando come dovrebbe. Però, diciamo, alcune volte un bug si può verificare quando c'è una determinata condizione. Per questo motivo che io molto spesso utilizzo il breakpoint condizionale, cioè sono dei punti in cui il programma si ferma se una certa condizione si avvera. È una cosa molto utile per me. Dunque, adesso passiamo alla domanda di Fiorenzo da terza F. Quali sono le caratteristiche fondamentali che distinguono i linguaggi di programmazione ad alto livello e quelli a basso livello? Dunque, la linea che separa, diciamo, i linguaggi ad alto livello e quelli a basso livello non è ben definita, perché quando fu inventato C, si era considerato un linguaggio di programmazione ad alto livello. Però magari per i tempi moderni c'è chi dice che sia un linguaggio di programmazione di medio livello, di basso livello, cioè le cose, diciamo, più si va avanti negli anni più questa linea si alza e si abbassa. Dal mio punto di vista la linea è basso livello assembly, alto livello tutti i linguaggi di programmazione che hanno
diciamo, un if come parola chiave, mettiamolo così, proprio la sto facendo molto semplice. E adesso passiamo alla domanda di Andrea C della quinta E. Devi prendere le informazioni in maniera sicura e precisa per realizzare il tuo video, anche perché nel web è pieno di fake news ed è sempre bene essere sicuri della veridicità delle notizie che si sta diffondendo. A sua volta, se c'è un sito specifico che occupa di... Aspetta, qui c'è un typo da parte tua, aspetta, ripeto. Se c'è un sito specifico che si occupa, penso che qua voleva dire si occupa, di queste notizie a sfondo hacking, mi piacerebbe avere il link o quantomeno il nome del sito. Grazie e buona serata. Dunque, ovviamente mi pare che una cosa del genere avevo già risposto in un video precedente. Ovviamente molto fa l'esperienza, poi io metto a confronto di diverse sorgenti e se proprio non mi fido, tipo cerco di testare le cose in prima persona, dove ovviamente è possibile. Faccio un esempio. Di recente Google ha rilasciato una notizia in cui dice che Gemini è il nuovo modello di intelligenza artificiale che sta dietro Bard. E tutti stanno facendo video, però ho scoperto che nel Regno Unito ancora non c'è, quindi dovrò aspettare per testare se effettivamente Bard sia migliore di ChatGPT. Per quanto riguarda il sito di notizie hacking, io non ne conosco. Io quando facevo il format di Breaking News utilizzavo di siti di notizie tipo Wired o PC World. Comunque trovavo quelli che definivo, che a me mi davano fiducia di essere fonte più o meno attendibili. Dunque, adesso parliamo della domanda che mi ha posto Carlo C. Quali sono... Ah, ho dimenticato la classe. La metterò in sovraimpressione, vabbè. Quali sono le principali differenze tra le distribuzioni Linux più popolari come Ubuntu, CentOS, Fedora e quale scegliere? Allora, la differenza sono tante. Io faccio una, diciamo, una panoramica veloce. Allora, se tu vuoi iniziare con Ubuntu non sbagli mai. Dunque, le differenze principali che ci possono essere fra le varie distribuzioni possono essere... Allora, il gestore di pacchetti è uno di quelli, la versione dei programmi che ti viene fornita e il modo in cui viene aggiornato. Per esempio, poi ci stanno altre differenze, ma passiamo a degli esempi concreti. Tipo Ubuntu parte da Debian, ma una delle differenze principali fra Ubuntu e Debian è che Debian, nel suo gestore dei pacchetti, che è lo stesso quello là di Ubuntu, ma loro utilizzano delle fonti diverse, ti dà versioni molto vecchie di vari programmi e questo loro lo fanno per salvaguardare la stabilità del sistema, perché loro partono dal presupposto che una versione più datata di un programma X è stata più testata rispetto a una versione nuova e quindi la usano come sorta di garanzia per un sistema operativo più stabile. CentOS, non so manco se c'è ancora, chi lo sappia, non è più in sviluppo. Fedora deriva da Red Hat, che ha un suo gestore di pacchetti tutto suo, che a me non piace. Però in generale io ti consiglio di andare a guardare questo sito internet che si chiama DistroWatch. Lo conosco da almeno 15 anni, cioè sto sito non è mai morto ed è sempre stato uguale. Cioè il layout è sempre stato così come lo vedete adesso. Vai là che sicuramente troverai informazioni più dettagliate, specifiche su ogni distribuzione Linux che esiste, così puoi farti un'idea. Dunque passiamo alla domanda di Luigi S della terza D. Ciao, potresti spiegarti meglio sulla questione del Memory Management Unit? Dunque, su questa domanda c'è un link che tra l'altro mi porta al link di Amigo S. In quel video io dicevo che se volete approfondire di andare a vedere questo video e magari poi mi scrivi nei commenti se ci sono degli approfondimenti specifici che tu voglia che io faccia. Dunque, adesso passiamo alla domanda di Mario della quinta D. Come posso migliorare le performance del computer tramite impostazione? Beh, intanto bisogna vedere che problemi hai. Supponendo che tu abbia Windows, allora puoi cancellare tutte le applicazioni che stanno in memoria, sempre in esecuzione, che magari non usi più, puoi iniziare magari a fare una deframmentazione del disco, e poi comunque puoi anche disattivare le estensioni inutili, soprattutto le estensioni inutili del browser che magari non utilizzi più. Il primo approccio è fai un po' di pulizia. Carmine L, e anche qua ho dimenticato la classe. Dunque, cosa consigli per imparare a usare bene Linux? Dunque, nonostante che io lo utilizzi per più di 15 anni, io non ho la presunzione di dire che lo utilizzo bene, anche se qualcosa penso di saperla.
Però diciamo che iniziare a installarlo, smanettarci e abituarci, perché io all'inizio non mi ci abituavo. Beh, sto parlando degli inizi, poi una volta che mi sono abituato, tutto in discesa. Quindi proprio prendere, come si dice, confidenza aiuta. E poi ovviamente una volta che uno prende confidenza, di giorno in giorno si pone dei quesiti: come faccio a fare questo, come faccio a configurare quell'altro, e si impara con l'esperienza. Ups, stavo cascando. Danilo D della terza D mi dice: come si fa a creare un... Allora, stavo montando il video e mi sono reso conto che ho letto male il nome. Non è Danilo, ma Daniele. Tra l'altro, in mia difesa, quando sono riuscito a vedere, cerco di zoomare, o meglio, scusa, di mettere a fuoco, ho pure trascritto bene il suo nome, Daniele. E l'ho letto Danilo, perché? Perché sono rincoglionito. Vabbè, scusami Daniele della terza D, e adesso proseguiamo. Un gioco realistico e coinvolgente. Quali tecniche si utilizzano per rendere il gameplay fluido e realistico? Dunque, come dicevo, non sono un esperto di gaming, però da quel che so, per rendere un gioco molto fotorealistico si utilizzano due tecniche. Si utilizzano tipo insieme, da quel che so insieme, il ray tracing e il radiosity. Però diciamo, il ray tracing è un'operazione molto onerosa e quindi si usa, diciamo, una sorta di, diciamo, compromesso su quando utilizzarlo, e poi si aggiunge anche la risoluzione delle texture e il numero di triangoli o poligoni che compongono tutti i modelli 3D che sono renderizzati in quella scena in quel momento. Quindi c'è una sorta di capire quando ray tracing utilizzare, se utilizzarlo, quando sono complicate le scene, quando sono definite le texture, e ovviamente oggigiorno tutte queste cose stanno aumentando di risoluzione perché le schede video sono migliori rispetto a quelle di, che ne so, di 10 anni fa. Poi certo c'è anche da capire che tipo di frame rate vuoi ottenere, perché se tu vuoi ottenere 120 fps a 4K lì è molto complicato, però si può fare. Adesso parliamo della domanda di Daniele P della terza D. Puoi spiegare come il Rust gestisce gli errori attraverso i tipi optional result? Descrivere il sistema della gestione degli errori e fare esempi di come scrivere un codice sicuro e gestire degli errori. Allora, io ho fatto questo piccolo esempio che vedi qua a schermo, in cui faccio semplicemente una divisione A diviso B. In un caso uso option, in un altro caso uso result. Rust non ha una gestione delle eccezioni e gli errori vengono gestiti utilizzando le enumerazioni. Le enumerazioni Rust sono diverse rispetto alle enumerazioni degli altri linguaggi di programmazione, perché hanno delle, quelle che vengono definite delle varianti, cioè una variante è un elemento all'interno di una enumerazione, che in altri linguaggi di programmazione ogni variante viene semplicemente mappato con un numero costante. Invece su Rust ogni variante può anche addirittura contenere un valore. Quindi option ha due varianti, che è non o sum. Sum può contenere un valore. Invece result ha due varianti, entrambi possono contenere un valore. Una variante è ok, che di solito dovrebbe contenere il valore della, diciamo, computazione, cioè dell'operazione che si deve fare. Error è l'altra variante, indica un errore che di solito può contenere un messaggio di errore, che può essere sotto forma di una string, o può essere un qualcosa che può essere rappresentato da un tratto o da un'altra enumerazione che rappresenta un errore, un concetto molto simile alle sottoclassi exception che si vede in molti linguaggi di programmazione. Quindi, tornando all'esempio che ti dicevo poco fa, noi qua abbiamo nella funzione divisione un valore di ritorno che è option, che è il valore di sum è un float, e io faccio questa cosa: se b è uguale a 0 restituisco non, altrimenti restituisco sum di a diviso b. In division invece faccio più o meno la stessa cosa, in cui dico che se b è 0 l'errore è scoppia tutto, altrimenti restituisco un ok di a diviso b. Nel main, come tu puoi ben vedere, io uso queste due cose separatamente. Nel caso in cui uso la divisione che mi restituisce un option, devo gestire se restituisco sum di qualcosa o un non. La cosa bella di Rust è che usa il pattern matching, quindi quando restituisco sum di x, io posso stampare il valore che c'è all'interno di sum, quindi x. E io stampo qua a diviso b uguale a x.
Invece per nonno io restituisco a diviso B scoppia tutto. Però io qua sto imponendo il mio messaggio di errore, cioè lo sto scrivendo in questa parte qua, però ogni volta che utilizzo la funzione divisione devo se c'è un caso di errore lo devo specificare io il messaggio di errore a parte. Invece con result è la funzione in sé che diciamo restituisce un errore col suo messaggio, e questo è quello che succede nella seconda parte del main, in cui uso la funzione division perché non potevo chiamarle entrambe divisioni. Quindi se R è un ok di x, stampo a diviso b uguale x, altrimenti stampo il messaggio di errore che si trova all'interno della variante error. Questo ovviamente è un piccolo esempio, non posso fare una cosa più omnicomprensiva perché il tempo in questo video è breve, ma spero che questo esempio ti abbia aiutato. Se vuoi analizzare bene questo codice, te lo lascio in un pastebin e il link a questo pastebin lo trovi in descrizione. Adesso andiamo alla domanda di Emanuel della terza F. In che modo il sistema operativo Unix che simulava i movimenti del sole ha cambiato il mondo dell'informatica? Questa cosa non la sapevo. E ho cercato su internet e non ho trovato nulla. Quindi, cosa faccio quando io non trovo nulla? Posso abbandonare? Ma neanche per sogno. Chiediamoci a GPT. Ok, se c'è GPT questa cosa, proprio ho copiato proprio la tua domanda. La sua risposta è stata: non esiste un sistema operativo Unix progettato specificamente per simulare i movimenti del sole. Tuttavia, sembra che tu stia facendo riferimento a un'applicazione o a uno strumento specifico sviluppato su piattaforma Unix per simulare i movimenti del sole. Uno degli esempi potrebbe essere l'applicazione Sun Clock o strumenti simili che forniscono informazioni sulla posizione del sole in base alla data e alla posizione geografica. Se sia io che ChatGPT ci stiamo sbagliando, lasciami un commento in cui magari c'è un link, un qualcosa in cui possa prendere questa cosa che io non conosco e magari posso io imparare da te. Che non fa mai male. E adesso passiamo alla domanda di Luigi M della quinta F. Vedendo il video sull'ottimizzazione ho pensato a questa domanda: quali sono le differenze principali tra ottimizzazione del codice e linguaggi di programmazione compilati e interpretati? Bella domanda. E non posso fare una risposta esaustiva perché dipende caso per caso. Però per esempio, se io dovessi, diciamo, determinare se un numero è pari o dispari, molto spesso quello che si fa è fare la divisione e calcolare il resto per la divisione per 2. Però c'è un modo ancora più veloce, quello di andare a vedere l'ultimo bit di un numero. Ovviamente questo si può fare quando il numero è intero. Se l'ultimo bit è 1, sai che quel numero è dispari. Se è 0, sai che è pari. E questa cosa la si può fare velocemente in un qualunque linguaggio di programmazione compilato. Non dico che non si possa fare anche in linguaggi di programmazione interpretati, ma diciamo sto parlando di un esempio classico che posso portare in questo contesto per quanto riguarda il linguaggio di programmazione compilato. Per quanto riguarda i linguaggi di programmazione interpretati, quello che consiglio è andare a capire come funziona l'implementazione di determinate cose, soprattutto di quelle cose che si usano più spesso. Esempio, in Python, o meglio in alcune implementazioni di Python, le liste, cioè il tipo di dato lista, è implementato mediante ArrayList. Quindi, una volta che so questa cosa, mi comporto di conseguenza se per esempio è meglio preallocare una lista anziché fare tutta una serie di append. Quindi bisogna vedere caso per caso, però andare a capire quello che si sa sotto, cioè andare in profondità, permette di capire quali sono le migliori cose da fare per ottimizzare un codice. Ed è per questo che io ho creato il mio format Under the Hood, in cui si va proprio in profondità in determinati aspetti della programmazione o comunque dell'informatica. Adesso andiamo a vedere la domanda di Luigi della quinta E. Luigi D della quinta E. Quando, durante la creazione di un programma, ti trovi davanti a un problema complicato, come ragioni per arrivare alla soluzione? Dunque, è una domanda molto complicata e anche in questo caso bisogna vedere caso per caso. Diciamo che una cosa che faccio molto spesso è quello di risolvere una forma più semplice del problema e poi iterativamente la rendo più complicata cercando di non far scoppiare tutto. Però diciamo, come dicevo, dipende caso per caso. Eustachio della terza D. Cosa significa il concetto di layer in Docker e come influisce sulle prestazioni e la gestione delle immagini? Dunque, quando si crea un'immagine su Docker, c'è una lista di passaggi. Tutte quelle operazioni che costituiscono una modifica al file system dice che crea un layer, che è semplicemente una nota in cui dice che il file system è stato modificato
aggiungendo queste informazioni. Però diciamo, l'immagine finale non viene calcolata di volta in volta in base ai layer, cioè l'immagine finale è il risultato di tutte quelle operazioni, quindi quando tu la esegui non c'è nessuna overhead, ed è la stessa cosa di quello che succede con Git, cioè Git tiene nota di tutti i cambiamenti che sono stati fatti in tutti i file che lui controlla, però ogni volta che tu apri un file non è che Git parte dal primo file e poi si fa fare tutti i cambiamenti, cioè tu hai accesso sempre e comunque all'ultima versione. La stessa cosa è quello di Docker, hai sempre accesso all'ultima versione di quell'immagine, quindi del suo file system, e quindi non ci sono problemi di prestazioni. Però lui si tiene, diciamo, da parte tutte le note dei cambiamenti fatti in quell'immagine, un po' come le commit di Git. Allora, Francesco D mi fa questa domanda: puoi condividere un esempio di un problema complicato che hai risolto? Dunque, questa domanda non me la sono scritta perché è molto lunga. Allora, io ci avevo in passato una ragazza che aveva, non voglio entrare nei dettagli di chi è stato, aveva dato il suo computer a qualcuno per far reinstallare Windows. O forse doveva reinstallare Linux, no, doveva reinstallare Linux. Aveva un computer portatile con due partizioni e doveva reinstallare Linux, sì. Questo qua mette, diciamo, non ricordo male, la pernetta USB per installare Linux e fa questo errore: anziché di formattare quella partizione, crea una nuova tabella di partizionamento su tutto il disco, quindi cancella tutto. Ora, quando si formatta una partizione o addirittura si crea una nuova tabella di partizionamento, ancora i dati sono là e si possono recuperare. Il problema è che questa mia ragazza c'aveva pure un compito universitario che doveva consegnare, che tra l'altro ci aveva lavorato per diverse ore, quindi lì c'era il panico. Allora io sono intervenuto, ho detto me la sbrigo io. La prima cosa che ho fatto intanto è recuperare i file delle cose che dovevo consegnare all'università. Utilizzando Linux con TestDisk ho recuperato gran parte, se non la quasi totalità dei dati che le servivano, quindi ho detto intanto ci abbiamo i dati dell'università e non hai perso nulla, ci abbiamo salvati. La seconda cosa che ho fatto è cerchiamo di recuperare Windows. Quindi quello che ho fatto è di ricostruire la tabella di partizionamento, quella che c'è stava prima, che con TestDisk si può fare. Ho ripristinato la partizione di Windows originale così per com'era, e quindi Windows era ancora là con tutti i dati, però Windows non poteva partire perché non ci stava il bootloader. Su Windows, adesso non mi ricordo più quali sono i passaggi, ma dovrei andare a ristudiare, però su Windows puoi dire di installare solamente il bootloader di Windows. Lo installai e tutto partiva e tutto funzionava. Ovviamente ci sono stato molte ore, moltissime ore, e non pensavo che potevo ripristinare Windows proprio a farlo partire una volta che sarà stato cancellato tutto. Proprio pensavo che era una cosa impossibile. Però ci ho provato, ho detto, ma se io ho qua ancora tutti i file di Windows, se installo solamente il bootloader di Windows, dovrei partire. E infatti è partito. Adesso passiamo alla domanda di Guido della Quinta F. Nel video nel quale parlate della panoramica sui linguaggi di programmazione, lei fa un accenno al fatto che molti linguaggi sono nati per svolgere determinati problemi e man mano col tempo si sono evoluti. Questa evoluzione la trovo una cosa positiva o negativa? Andre avrebbe preferito che ci fossero pochi linguaggi ma in grado di fare tutto, o tanti con ognuno uno scopo preciso? Allora, è difficile da rispondere. Secondo me, diciamo, l'evoluzione è necessaria perché sennò non si va avanti. Ma come in un qualsiasi campo. Per la seconda parte, diciamo che la nota che mi ero preso è che se da una parte pochi ma buoni può funzionare nella maggior parte dei casi, però secondo me in informatica ci vuole anche un po' di variazione. Quindi secondo me, come siamo arrivati adesso, magari non siamo alla perfezione, però comunque è bello che ci sia sempre un ricambio. Il ricambio è bello. Kir della Quinta D dice: quali sono le metodologie e gli strumenti utilizzati per il testing del software? Per quello che devo fare io, gli unit test funzionano benissimo. Luigi della Terza F mi dice: secondo lei quale sarà il futuro della programmazione? Verranno creati linguaggi di programmazione nuovi e magari anche più semplici? Sì e anche no, perché quando secondo me arriveranno i computer quantistici tutto cambierà e tutto diventerà più complicato. E con questa io ho concluso.
E quindi, pinguini, io vi ringrazio come al solito per essere stati qui con me anche oggi. E quindi io vi invito a guardare gli altri video che poi su questo canale. Grazie ancora per queste domande, ringrazio ancora Biagio per aver coordinato questo sforzo. E magari, che ne so, se qualcuno vuole farmi delle altre domande che provengono dai loro studenti, me le vuole raccogliere, provenendo da altri studenti, fatelo, però non 150 domande. Selezioniamola, cioè questa è stata molto, diciamo, dura. Non nel rispondere perché poi alla fine questo video, per esempio, io sto registrando da 53 minuti, non so quando poi sarà il video, il cut finale, però io sto qua con le luci a caldo, sto sudando, madonna. E quindi vi auguro buon Natale, perché oggi, se i miei calcoli sono giusti, deve essere il, quando uscirà questo video, sarà il 19 di dicembre. Avete visto l'albero di Natale? È bellissimo. E quindi grazie ancora per la vostra attenzione, ci vediamo alla prossima. Ciao Chilo.